l'inizio che ci vuole, no? Inizia sempre tutto così, ogni set c'è un problema, 10 minuti prima di girare. Un attore è un personaggio che vuole sempre mettersi in evidenza. Ciao, è Titania che vi parla. Io sono in autostrada sulla corsia di sorpasso. E penso che quest'oggi Federica Ferro sia riuscita nel suo intento più che mai per... Perché ho fatto un incidente. Perché dobbiamo riprendere queste cose? Abbiamo appena finito di girare la prima scena. Grande fonico, dalle grande responsabilità. Pausa pranzo finita, ritorniamo a girare. Abbiamo finito di girare. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Secondo me è andata bene, no? Oggi sono contento. Lunedì è finito. Secondo giorno di riprese. Dobbiamo girare, le scene al bar, giusto? Le scene al bar. Per l'occasione il bar galleria ci dà la possibilità di girare da loro. Stiamo andando a prendere Kevin. Si sarà svegliato. È un professionista, certo. Cos'è che stai facendo, Kevin? Sto pettinando un gatto. Mi hanno dato le date. Siediti per favore. Devo partire domani. Tu domani devi girare? Sì. Mi hanno detto la data 26 e 4-5. No, il 4-5 erano riprese? Sì, 4. Possiamo? Kevin mi ha appena detto che non ci sarà più per le riprese. Possiamo stoppare la macchina per favore? Che devo dire delle cose che non si possono proprio dire a camera accesa. Non è vero! Ah, non è vero, caro! Bene, no? Io mi sono divertita. Sei sicura? Dio, ancora non lo so. Però l'ho scoperto. Boom in campo. Seconda giornata di riprese. Queste sono delle scene della terza puntata. 3-8, quinta. Tutto bene, sì, dai, soddisfatto. Si è appena spento il microfono, raga. Tutta colpa di... Ritorniamo a girare parte dello spot sullo sport legnanese. Questa sera tocca alla scherma di Legnano. Abbiamo finito la registrazione della scherma. Un po' di mal di schiena, però. Se volete venire a provare uno sport fantastico familiare, venite qua a Legnano, che vi spacchiamo tutti. Ho un'ora di strada io per tornare a casa. Ciao lì. Siamo arrivati a venerdì. Siamo appostati. Eccoli lì, i disgraziati. Salve. Ciao. Siamo arrivati. Ho perso il telefono. Ho iniziato la settimana con Federica che voleva una macchina nuova, quindi ho spacciato la sua vecchia in autostrada. E adesso invece vuole un cellulare nuovo. Adesso chissà cosa cambierò la regista, forse. Come faccio? Veramente noi pensavamo di trovare la ragazza sul banco, nelle stesse condizioni, okay, della ragazza. È una cosa divertente, siete giovani, allora noi appoggiamo i giovani. Ormai siamo di mezza età, dai. Ciao, scappo. Sì, Pior, ci spiega l'utilità del chuck sul set. Allora, come potete vedere, ci sono i livelli audio e il livello video. I livelli audio vengono presi a parte quando si ha un fonico. Quindi poi bisognerà prendere i file dell'audio e metterli assieme al file del video, utilizzando quale strumento sul set? Il chuck. Questo piccolo puntuzzone di metallo che quando va a essere battuto produce un suono secco. In questo modo, guardando il momento in cui ciacca il video, possiamo vedere e sincronizzare video e audio assieme.
Arrivati a sabato e stiamo per girare una scena al Medical Group di Castellanza. Prima puntata che vede protagonista Federica Ferro e il sottoscritto, ahimè. Ok. Un trovanamento non lo vuoi? Abbiamo finito lo shooting, ringraziamo ancora una volta Medical Group. Dopodiché questo pomeriggio si va dal taekwondo. Qui si menano, raga, non scherzano niente. Taekwondo è un arte marziale che in effetti presuppone un contatto abbastanza importante. Però ecco, il tutto sempre controllato. Se qualcuno vuole provare il Taekwondo, arte marziale coreana, a Legnano, via Colombes, scuole palestra Pascoli. Venite a provarli, ragazzi, secondo me merita un sacco. Ok, abbiamo finito le riprese. Ecco, così mi fai meno basso. E con cosa possiamo salutarli questi ragazzi, questo backstage di questa settimana? Oh, l'avete visto il documentario sul paio? L'avete visto il documentario? Se non l'avete ancora visto, guardatelo. Aspetta un attimo che metto lo spazio per il link. Qui sopra, qui sopra di me. Se noi abbiamo finito, questa settimana è stata lunga, faticosa, però ce l'abbiamo fatta, quindi ci vediamo alla prossima. E settimana prossima di nuovo. Ciao ragazzi.